Eccoci qui, cari amici della mia vita spaziale, per una nuova puntata di questo podcast, oggi dedicato a chi vuole organizzare un bel barbecue, una bella cena con gli amici, in forma tutta digitale. Lo vediamo subito dopo la nostra sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Anch'io domani sera ho una bella cena con gli amici, col barbecue, e talvolta dobbiamo trovarci per organizzare questa cena, per vedere chi porta che cosa e poi la data e tante cose molto pratiche per una cena. Una volta, io quando ero giovane, perché sono della generazione X, quando ci si trovava attorno a una panca, come dicono al sud, una panchina, con la comitiva, con la compagnia di amici, e si diceva cosa si fa, dove si va questa sera, e ci si organizzava magari per il sabato, per una serata di una pizza, e non era sempre facile trovare la data giusta per tutti gli amici, ma allora eravamo giovani e avevamo le serate sempre libere. Se io invece oggi voglio organizzare qualche evento con qualche mio amico, è sempre molto difficile, perché siamo tutti occupati, abbiamo mille impegni, mille riunioni, mille cose da fare, siamo stanchi per il lavoro, quella sera lì no perché devo portare i figli al teatro, quella sera no perché mia moglie mi ha chiesto di fare, insomma tutta una serie di problemi che ci rendono davvero l'organizzazione di queste cose molto difficili. Ma c'è un servizio molto semplice ma molto carino che ci aiuta a fare tutto questo in maniera digitale e funziona con tutte le piattaforme, quindi si può usare iOS, si può usare i propri calendari di Google, si può usare qualsiasi cosa. Questa piattaforma si chiama Doodle. Chi non conosce Doodle dovrebbe provare a usarlo almeno una volta, se non altro perché non ti chiede nessun account, tu puoi organizzare le cose anche senza iscriverti, e questa è una cosa molto molto bella, fa parte di quell'economia del gratis che produce tanti effetti positivi, fa da volano per un sacco di cose. Come funziona Doodle? Allora, mettiamo che tu devi organizzare una cena, quindi la chiamiamo barbecue con gli amici in riva al lago. Allora ti chiede innanzitutto dare un nome a questo evento, in modo tale che anche i tuoi amici possano capire che cos'è, quindi scriviamo cena col barbecue in riva al lago oppure in montagna, dove volete, e poi si preme un bottone, dove un pulsante lì accanto dove c'è scritto crea un sondaggio Doodle. Quando tu crei un sondaggio Doodle puoi fare due cose essenzialmente. Allora, innanzitutto tu puoi decidere quali giorni ti sono utili a te, innanzitutto, per organizzare una cena. E prima di questo ti chiede il titolo, il luogo, quindi così tutti sanno dov'è, ma è facoltativo, o delle piccole note, per esempio cena per il compleanno di Tizio di Caio. Okay. Quando tu hai cliccato questo, c'è un calendario che ti appare davanti agli occhi e tu puoi per ogni giorno stabilire, o per una settimana, o quello che vuoi, insomma tutti i giorni che vuoi, clicchi e ti chiede l'ora, il giorno l'hai cliccato, ma ti chiede gli orari, ma possono essere anche facoltativi, poi anche se è un evento che occupa tutto il giorno, puoi scegliere tutto quel giorno. E la cosa interessante è che tutti queste date possibili rimangono lì, come dire, sospese, in attesa che i tuoi invitati possano, vedendo tutte le date possibili, ciascuno di loro scegliere quali date sono fattibili anche per loro e quali assolutamente da evitare. E quindi tu puoi inviare una mail a tutte le persone che vuoi invitare, verrà fatta loro la richiesta di andare su questa pagina di Google proprio del tuo evento, nel nostro caso cena con barbecue sul lago, e loro quindi
potranno, con il loro nome, inserendo il loro nome, calcolare, diciamo, tutte le date possibili. Quindi Doodle, quando ha fatto questo, ti fa vedere quali sono le date più gettonate. Poi naturalmente tu, che sei l'organizzatore, decidi se escludere qualcuno o se scegliere magari quell'unica data che ha visto tutti concordi, come dire, tutti liberi. Questo sistema è molto semplice, perché arriva una mail a tutti gli invitati, i quali possono scaricarsi questo calendario di Doodle sul loro calendario, per esempio di Google o di iCall per Apple o dove volete, in modo tale che tutte le date possibili, man mano che vengono anche riempite dagli invitati, sono sotto controllo di tutti quanti. E i partecipanti possono indicare se un'opzione non è l'ideale per loro, quindi è in positivo ma anche in negativo, come dire, mi va bene tutto ma non quella data lì. Tu, che sei l'organizzatore, puoi anche limitare il numero di voti per opzione, quindi chi arriva primo ha la precedenza e una volta selezionata l'opzione non ha più la disponibilità. Puoi limitare quindi i partecipanti ad un solo voto e puoi anche creare un sondaggio nascosto, in modo tale che solo tu puoi vedere i risultati di quello che va avanti nell'organizzazione. Quindi ognuno vota, però nessuno vede qual è la data magari migliore o peggiore. Io l'ho usato ultimamente, direi molto spesso, per organizzare queste cene, non solo con le date ma anche per i menu, perché questo sistema ti è molto comodo per chiedere ai tuoi partecipanti chi porta che cosa. Quindi tu, per esempio, come voce di menu fai, che ne so, l'aperitivo, il primo, il secondo, la verdura, il formaggio, il dolce, il dessert, i vini e le birre, e quindi ognuno si segna su quell'opzione che ritiene più idonea per lui. E questa è una cosa molto molto carina, perché così in 448 ognuno, quando ha un po' di tempo, risponde a questa mail, va sulla pagina di Doodle e segna le date che sono utili per lui. E chi per la prima volta ha provato questo sistema si è illuminato, ha detto: devo farlo conoscere i miei amici, è fantastico. Perché è un problema che tutti abbiamo, quello di combinare gli impegni di tutti nella nostra vita super frenetica, che qui sulla Terra è sempre un po' di corsa. Forse se avessimo una vita un po' più spaziale sarebbe davvero un po' più calma e tranquilla. Ecco, vedete che piccole cose così vi regalo, ma sono frutto della mia esperienza, del mio girovagare nella rete. E come sempre, anche in questo caso, una funzionalità molto digitale ci serve invece per le relazioni, che sono molto reali, molto fisiche, molto vere, quelle con i nostri amici, un bel barbecue, la carne sul barbecue, le patatine fritte, tutto quello che potete organizzare per una bella cenetta con gli amici. Questo podcast infatti è nato proprio per questo, per rendere la nostra vita di tutti i giorni e del nostro lavoro sempre più digitale, interconnettendo, sentite che bella parola, la vita di tutti i giorni con quel telecomando della nostra esistenza che è lo smartphone, che invece di dominarci siamo noi che dobbiamo dominare il nostro telefono, il nostro smartphone, facendogli fare come un piccolo robot, un piccolo assistente personale, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Io infatti non sono contrario alla robotica, anzi, come oggi le automobili e gli elettrodomestici fanno le cose che una volta facevano gli uomini, cioè gli schiavi, e hanno quindi liberato l'umanità da questo. Oggi molti lavori, molte cose che richiedono il nostro impegno e la perdita del nostro tempo, un domani lo farà l'intelligenza artificiale dei nostri dispositivi, e questo ci libera quindi invece per tutta una serie di altre cose molto utili, che sono le nostre relazioni con tutte le persone che abbiamo intorno. Bene, voglio concludere questo podcast ringraziando Andrea Pizzinat, che mi ha segnalato un link sbagliato sul canale di
Telegram. Sapete che c'è un canale di Telegram che si chiama La Mia Vita Spaziale, tutto attaccato, dove quando pubblico questo podcast, lì pubblico anche i link di tutte le cose che cito nel podcast, tutti i piccoli servizi, le app da scaricare e altre cose. Posto anche le foto che metto su Instagram, perché in Instagram vorrei raccontarvi di idee utili, di cose che rendono la nostra vita sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ormai lo sapete com'è la nostra vita, è sempre di più spaziale. La Mia Vita Spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.